Troveranno dalla cucina zero spreco alla fattoria didattica, troveranno degli esperti di igiene sanitaria che gli insegneranno alcuni comportamenti molto importanti proprio per preservare la salute, troveranno poi l'osservatorio solare aperto con gli astrofili, i meteorologi, troveranno un'azienda proprio rivolta ai propri cittadini perché è un'azienda pubblica di tutti. Dalla semina alla caseificazione, ma anche cucina e riciclo addirittura nello spazio. Tutto nell'ottica, ovviamente, dello zero spreco. All'impianto di recupero di San Zeno arriva una maxi fattoria giovedì 6 giugno per la prima edizione di AgriKids, la giornata conclusiva del progetto Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare. 800 i bambini coinvolti, 25 i laboratori, attività didattiche e sportive. Noi vogliamo trasmettere alle nuove generazioni quello che è il valore del cibo. Il valore del cibo attraverso anche l'esperienza e la conoscenza di quello che è un mondo agricolo, quindi fanno varie esperienze durante l'anno e in quella giornata a San Zeno ci sarà appunto questa mega fattoria, ma anche un hub del riciclo, quindi un'educazione del valore del cibo e del riutilizzo del cibo. Quindi ringraziamo anche Zero Spreco per aver collaborato e tutte le tantissime realtà, retine, associazioni che con noi portano avanti questo progetto. I frutti si cominciano già a vedere perché vediamo sensibilizzazione da parte dei bambini. Ed è importantissimo oggi sempre di più trasmettere quello che è un valore del cibo, il valore del cibo buono, del cibo vero, del cibo fatto dalla mamma come si faceva una volta. È fondamentale parlare ai bambini perché i bambini sono gli adulti di domani, però attenzione adulti, bisogna impegnarsi tutti. Noi viviamo, come ci ha insegnato il professore Albertini, in una sfera e ci siamo tutti dentro, quindi tutti quanti devono essere parte dell'equipaggio, nessuno si deve far trasportare, ognuno il suo.